Parte di 22 marzo. Le notizie del TG Ora. Si è svolta all'alba di oggi una vasta operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP a carico di 37 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso e di associazione dedita allo spaccio di stupefacenti e di banconote false, sodalizi operanti a San Giorgio a Cremano e zone limitrofe riconducibili alla famiglia Troia. Nel corso delle indagini dirette e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, i militari dell'arma hanno documentato che la gestione delle piazze di spaccio di cocaina, crack, marijuana e hashish era stata motivo di scontro con altre organizzazioni criminali che ha dato luogo a numerose azioni violente, tra le quali l'esplosione ad aprile 2016 di un'autobomba posizionata nei pressi dell'abitazione della reggente del clan. Una rapina a Casal di Principe, in provincia di Caserta, è finita nel sangue. Il gestore di un negozio cinese in corso Umberto I è stato avvicinato da uno sconosciuto ed è stato accoltellato a una mano. L'uomo, di origini asiatiche, aveva appena chiuso il suo negozio e stava per portar via l'incasso della giornata in compagnia della moglie. Giunto nei pressi della sua abitazione, una traversa di corso Umberto I, è stato bloccato dal rapinatore che lo ha minacciato. Il negoziante cinese ha però reagito alla rapina e il malvivente ha impugnato un coltello a serramanico, colpendolo profondamente alla mano. E poi sangue, grida e il palmo segnato dalla lama in lungo e in profondità. Giunto in ospedale, la vittima è stata medicata con dei punti. La prognosi dei medici è di 10 giorni. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Casal di Principe e, stando ad alcune indiscrezioni, i militari avrebbero acquisito le immagini delle telecamere in strada che ritraggono il rapinatore intento a minacciare la sua vittima. Potrebbe trattarsi infatti di una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Vive miglioramento finalmente per le condizioni meteo marine che stamane hanno consentito, seppur in regime ridotto, una ripresa dei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli che ieri erano stati totalmente sospesi. Le corse dei traghetti lenti sono assicurati, restano sospesi i collegamenti veloci. Secondo l'ultimo bollettino emesso dall'aeronautica militare, la nostra area marina sarà ancora interessata da un vento forza 7 da sud in attenuazione in tarda serata, con pioggia in arrivo per domani. E proprio per domani si prevede ulteriore miglioramento delle condizioni del mare, in attesa poi di un nuovo peggioramento. I carabinieri della compagnia di Giuliano in Campania hanno arrestato a Melito, provincia di Napoli, un 59enne di Giuliano con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. L'uomo è stato ammanettato nel rione 219 dove gestiva lo spaccio di droga. Perquisito, il 59enne risultava in possesso di quasi 10 grammi di crack e 220 euro provento dell'attività illecita. Soldi e droga sono stati sequestrati e l'uomo trasferito nel carcere di Poggioreale. Gli imprenditori campani, che operano con esperienza più che ventennale nel settore delle forniture dell'alta specialità chirurgica ortopedica, sono in allarme. 700 posti di lavoro nel settore della microimpresa campana sono seriamente a rischio a seguito del maxi appalto da 61 milioni di euro per le forniture ortopediche da parte della Soresa, aggiudicato a multinazionali, oltre a un gruppo imprenditoriale finito nell'occhio del ciclone. Due titolari di aziende che hanno partecipato alla gara risulterebbero gli autori di esposti relativi al presunto interesse della Camorra casertana. Sull'intera vicenda è in corso un'inchiesta da parte della Procura di Napoli e nello stesso tempo pendono diversi ricorsi amministrativi davanti al TAR e davanti al Consiglio di Stato. E dopo il riconoscimento UNESCO per l'arte di fare la pizza, arriva la giornata mondiale del pizzaiolo. Sarà il 17 gennaio, giorno che coincide con la celebrazione di Sant'Antonio Abate, protettore dei fornai e dei pizzaioli. Anticamente, ricorda il presidente dell'associazione Verace Pizza Napoletana Antonio Pace, le famiglie dei pizzaioli per celebrare il santo protettore erano solite chiudere le loro pizzerie e ritrovarsi insieme alle loro rispettive famiglie per accendere un grande fuoco propiziatorio. Per questo motivo abbiamo scelto di festeggiare proprio il 17 gennaio per riproporre questa antica tradizione pressoché scomparsa e aprire la sede dell'associazione a tutti i pizzaioli associati e alle loro famiglie. E con questo per il momento è tutto. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento al prossimo TG1. 22 di marzo. Stacchiamo.